Bene, facciamo oggi la correzione della verifica di fisica. E cominciamo dal primo esercizio. Diceva, una signora appena uscita dal supermercato ha nella sua borsa due pacchi di zucchero da 1 chilogrammo ciascuno, tre panetti di burro da 200 grammi ciascuno, due pacchi di pasta da 5 ettogrammi ciascuno e quattro uova da 600 decagrammi ciascuna, decigrammi, scusate, ciascuna. Qual è la massa totale contenuta nella borsa? Copiamo l'esercizio. Andiamo a farlo qua sotto. È chiaro che la massa totale è la somma delle singole, le masse dei singoli oggetti. Ok? E quindi la difficoltà qui era nel trasformare correttamente la massa dei vari oggetti all'interno della borsa per calcolarne la massa totale. Ok, quindi avevamo due per 1 chilogrammo. Questi erano i pacchi di zucchero 1 chilogrammo, poi c'erano tre panetti di burro da 250 grammi ciascuno, ma 250 grammi in chilogrammi sono 0,25 kg. Ripeto, 250 grammi devo dividere per 1000, quindi 0,25 kg. Poi due pacchi di pasta da 5 etti. Quindi 2 per 5 ettogrammi, 5 ettogrammi, ogni ettogrammo è un decimo di chilo, quindi 0,5 kg. Ok, e infine 4 uova da 650 decigrammi, 650 decigrammi per avere chilogrammi, devo dividere una volta per 10 per avere grammi e poi una volta per 1000, quindi 0,065 kg. Ok? Quindi 0,065 kg. E poi devo fare il totale. E veniva circa 4,1 kg, 0,01 kg. Tutto chiaro? Ci sono domande? Non avrebbe senso sommare il cos'era? 1 con 250 con 5 con 650, perché sono unità di misura diverse, devono scalarle alla stessa unità di misura che è il chilogrammo, l'unità di misura internazionale è il chilogrammo per la massa. A meno che non vi sia chiesto di dare la risposta in un'altra unità di misura, quando vi chiedo la massa, vi chiedo chilogrammi. Tutto chiaro? Molto bene. Esercizio numero 2. Lo ritagliamo un'altra volta. Ok. Solo un secondo, lo allargo un po'. Ecco fatto. In una caraffa versiamo 500 ml di acqua, a cui aggiungiamo 200 grammi di liquido che ha una densità di 950 kg al metro cubo. Calcola il volume complessivo del contenuto della caraffa. Quindi la nostra caraffa inizialmente ci sono. Questa è acqua, 500 millilitri, cioè millilitri, se devo passare da millilitri a litri, devo dividere per 1000, quindi 0,5 litri. Dopodiché aggiungo un altro liquido che ha una massa di 200 grammi, questo è il liquido di 200 grammi, ma una densità di 950 kg al metro cubo. Quindi è meno denso dell'acqua. Ok?
non posso sommare 200 grammi e 500 millilitri perché non sono della stessa sostanza. Devo sommare volumi e volumi, non masse e volumi. Quindi devo trasformare questa massa in un volume. Se la densità è massa diviso volume, allora il volume è massa diviso densità. Quindi per sapere il volume del liquido che ho aggiunto, non faccio altro che dividere i 200 grammi, quindi 200 grammi, per trasformarlo in chilogrammi, visto che la densità ce l'ho in chilogrammi a metro cubo, devo trasformarla prima in chilogrammi. Quindi 200 grammi diviso 1000, 0,2 kg, diviso, cos'era, 950 kg al metro cubo, e avrò il volume in metri cubi e ottengo circa 0,21 per 10 alla meno 3 metri cubi, quindi 0,21 litri. Ricordate che un litro è un millesimo di metro cubo, quindi questi 10 alla meno 3 metri cubi fanno un litro. Di conseguenza il volume totale è il volume di acqua, quindi 0,5 litri più 0,21 litri del liquido aggiunto, in totale 0,71 litri, o se preferite 710 millilitri. Ok? Bene, esercizio numero 3, dov'è? Eccolo qua. Qui anche si tratta di ragionare in termini di litri, in relazione alla benzina. Ecco, qui dice: il costo della benzina è di 1,48 euro al litro. La densità della benzina è 0,72 kg al decimetro cubo. Decimetro cubo corrisponde a un litro, attenzione. Quanto vale il volume occupato da un chilogrammo di benzina? Con 10 euro quanti chilogrammi di benzina posso comprare? Cominciamo con la prima domanda. Quant'è il volume di un chilogrammo di benzina? Anche lì, in realtà l'avevamo già visto prima, se la densità è massa diviso volume, allora il volume è massa diviso densità. Quindi il volume di chiamo V1, di un chilogrammo di benzina sarà la massa, un chilogrammo, diviso la densità, 0,72 kg al metro cubo, e avrò la risposta in decimetri cubi, scusate. E otteniamo, vediamo se ho la mia calcolatrice qua vicino, da qualche parte dovrebbe esserci, eccola, .72. .38 periodico, siamo a 3,9 decimetri cubici, cioè 1,39 litri. Un chilo di benzina ha questo volume, d'accordo? Poi la seconda domanda: con 10 euro di benzina, 10 euro di spesa, quanti chilogrammi di benzina prendo? Quindi se un litro mi costa 1,48, scusate, non 4 ma 1,48 euro, ok? Vuol dire che se spendo 1 euro compro 1 fratto 1,48 litri, d'accordo? Se spendo 1 euro compro 1 fratto 1,48 litri.
Ma qui abbiamo che 1 chilogrammo di benzina ha un volume di 1,39 litri. Quindi un litro ha una massa di 1 diviso 3,39 kg. Quindi con 1 euro posso comprare 1,1,48 litri, cioè 1,1,48 per 1,139 kg di benzina. Questo lo moltiplico per 10, perché se ho 10 euro ho 10 volte questa spesa, questa grandezza. 10 euro saranno 10 per 1 fratto 1,48 per 1 fratto 1,39 kg, per un totale di 4,086 kg. Se ho il costo della benzina, ho l'equivalenza tra euro e litri, però devo usare anche l'equivalenza tra litri e chilogrammi, perché non mi chiede quanti litri prendo con 10 euro, mi chiede quanti chilogrammi prendo con 10 euro. Ok? È chiaro il concetto? Sì o no? Qualcuno ha domande o dubbi? Lei ha menzionato Non ti sento, scusami. Da qua. La corrispondenza tra la massa qui, 1 chilogrammo, cioè scusami, un chilogrammo di benzina ha un volume che ottieni con questa relazione. Volume uguale a massa diviso densità. Riteniamo che il volume di 1 chilogrammo è 1,39 litri. Ok? Quindi per avere il volume, cioè, per avere la massa, dovrei fare il volume per densità, quindi la procedura inversa. Se 1 chilogrammo di benzina occupa 1,39 litri, vuol dire che un litro occupa 1 diviso 1,39 kg. L'inverso. Sì o no? Bene. Siamo al 4, se non ricordo male. Allora, questo è molto semplice, possiamo rispondere anche da qui, ma se no lo copiamo per completezza. Ok. Questo è l'esercizio 4. Ingrandisco un po'. Dice, la definizione della densità è D uguale a M fratto V, massa diviso volume. È corretto affermare che se conosco la densità di un oggetto e la sua massa, posso calcolare il volume dividendo massa per densità? Certo, densità è massa diviso volume, quindi il volume è esprimibile. Scusate che cancello, si vede un poco meglio, come la massa diviso la densità. Abbiamo appena fatto gli esercizi di prima. Ok? Questo è corretto. Numero 5. È chiaro perché è corretto? Bene. Scusate, numero 5, ritagliamo. Qui questo riguardava le grandezze fisiche omogenee e non. Dice, considera due grandezze fisiche A e B. Se A rappresenta una lunghezza, quindi A è una lunghezza e si misura in metri, mentre B
ha dimensioni di un tempo e si misura in secondi. È possibile considerare la lunghezza A più B? La risposta è no. Dimmi. Sì, c'è un resto da fare, dopo lo scrivo dopo. Se A si misura in metri e B in secondi, cioè se A è una lunghezza e T e B un tempo, non posso sommare metri e secondi, perché sono disomogenee. Questo è no. Invece, il resto della domanda diceva, sì, ho dimenticato di tagliare anche quella, eccolo qua, è possibile costruire la grandezza di A fratto B? Certo che è possibile. D, che è A fratto B, ha dimensioni di A è lunghezza, B è tempo, quindi lunghezza su tempo, cioè metri su secondi, è una velocità, come vedremo a breve. Posso fare rapporti o moltiplicazioni di grandezze disomogenee, non posso fare né somme né differenze tra grandezze disomogenee. Ok? Questa sì. Siamo all'esercizio numero 6. Allora. Ah, questa è la cosa del cubo. Hai due cubi. Eccolo qua. Il più grande ha una massa, chiamiamolo M1, ha una massa di 64 kg. E il suo spigolo L1 è il doppio di L2, che è il cubo più piccolo. Ok? I due cubi sono fatti dello stesso materiale, quindi la densità è lo stesso. Cioè la densità del primo è uguale alla densità del secondo. Quindi, fatemi scrivere un poco meglio. Quindi la densità del primo, cioè la massa del primo diviso il volume del primo, è uguale alla massa del secondo diviso il volume del secondo. Questa è una V. Ok? Che è uguale a D. Ma allora, siccome la massa è uguale alla densità per il volume, e il volume del cubo è lo spigolo alla terza, vuol dire che la massa di ciascun cubo è proporzionale al suo volume, cioè il lato alla terza. Quindi la massa del cubo piccolo sarà la densità, che è la stessa per il volume del cubo piccolo, L2 alla terza, e quindi ho D per L2, L2 è un mezzo di L1, ma un mezzo alla terza fa un ottavo. Questa è la massa di densità per L1 alla terza, la massa del primo cubo, quindi il secondo cubo è una massa che è un ottavo della massa del primo. Quindi il secondo cubo è un ottavo di 64 kg, 8 kg. Qui, se volete, possiamo aggiungere questo passaggio in modo che sia più chiaro. Se facciamo così, se io ho un cubo di materiale e raddoppio il lato del cubo, non ho il doppio della massa, perché la massa è proporzionale al volume. Tanto più volume ho, tanto più massa ho, ma il volume è il lato al cubo. Se raddoppio il lato, il cubo aumenta di 8 volte, lato per lato per lato. E analogamente l'inverso, se ho una certa massa, se divido a metà il cubo, cioè faccio un cubo di lato metà, quindi ho metà, metà e metà tre volte, ho un ottavo. Quindi un ottavo di 64 è 8. Per
perché per fare un cubo grande la metà, cioè che ha un volume, che ha un lato che è la metà, devo fare la metà di tutti e tre i lati, non di uno solo. Quindi lato per lato per lato divido per due, tre volte. Quindi ho un cubo che è un ottavo in volume del precedente, quindi un ottavo anche in massa. Ok? Siamo al 7. Sì, ma qui c'era il grafico. Si trattava di leggere correttamente il grafico. L'esercizio dice: osserva attentamente il grafico qui a fianco. In laboratorio è stata fatta una misura è stata misurata la densità dell'acqua al variare della temperatura fino a 80 gradi, ok, da zero. La massa dell'acqua era sempre di 1 kg, sempre la stessa, ma il volume è cambiato e si è ottenuto il grafico qui a fianco. Quanto vale la densità dell'acqua a 40 gradi centigradi? Beh, 40 gradi, fatemi disegnare in rosso, è questa. Quindi qui il dato è questo e che corrisponde a questo punto circa. Quindi leggo da così a così. Quindi ho circa a metà strada tra 0,99 e 0,995. Quindi la densità dell'acqua a 40 gradi centigradi vale la media, quindi 0,995 9,25 grammi al centimetro cubo, dato che le unità di misura sono queste. Ok? Dall'inizio dell'esperimento il volume dell'acqua è aumentato o è diminuito? Beh, prima vediamo che qui, man mano che la temperatura sale, la densità diminuisce, giusto? Ma se la densità diminuisce, dato che la densità è massa diviso volume e la massa rimaneva fissa a 1 kg, affinché questa frazione diminuisca, bisogna che il volume aumenti. Perché se voglio che una frazione diventi più piccola, devo mettere un numero più grande al denominatore, non uno più piccolo. Per cui se la densità diminuisce, il volume aumenta. Sì o no? Bene. Siamo al numero 8. Domande fin qui? Ditemi se sono troppo veloce. Così riusciamo a finirlo entro l'ora. Ritagliamo anche l'8. Qui c'era il calcolo di un tempo. Allora, eccoci qua. L'8 chiedeva: un anno scolastico in media dura 9 mesi. Tieni conto che in media ogni mese è composto da 4 settimane. E ogni settimana 5 giorni di lezione di 6 ore. Quanti secondi di lezione ci sono in un anno scolastico? Allora, ricapitoliamo: 9 mesi. Ogni mese sono 4 settimane. Ogni settimana dura 5 giorni di lezione. G o D, meglio D in latino, dies sarebbe, ma insomma. Ogni giorno ha 6 ore di lezione, ogni ora 3600 secondi, 60 minuti per 60 secondi ogni minuto. Ok? Quindi il tempo in secondi dell'anno scolastico sono 9 mesi per 4 settimane in ogni mese, per 5 giorni in settimana, per 6 ore
in ogni giorno per 3600 secondi in ogni ora, per un totale di, veniva circa 3.888.000, se non sbaglio, sì. 3.888.000 secondi, che in notazione scientifica si scrive come 3,888 per 10 alla 6 secondi. Ci sono domande? Siamo al 9, se non ricordo male. Eccolo qua. Ok. Il 9 diceva, questo si chiedeva l'uso degli ordini di grandezza in sostanza. Il numero degli atomi presenti in 12 grammi di carbonio è il numero di Avogadro, 6,022 per 10 alla 23. Qual è l'ordine di grandezza di questo numero? Quindi chiamiamolo questo nome, Na è 6,022 per 10 alla 23. Questo coefficiente è maggiore di 5. Quindi l'ordine di grandezza è 10 alla 23 più 1, perché essendo il coefficiente maggiore di 5 aumento di 1 la potenza di 10, quindi è dell'ordine di 10 alla 24. Ok? Se ci fosse stato 3,022 avrei detto l'ordine di grandezza è 10 alla 23, tengo quello che ho. Ma da 5 compreso in su, aumento di 1. Dopodiché, quanto vale la massa di un atomo di carbonio? Allora, se in 12 grammi ce ne sono 6,022 per 10 alla 23 di atomi di carbonio, significa che un atomo di carbonio di questi 6,22 in 10 alla 23 sarà 12 grammi, la massa di tutti gli atomi in questo numero, diviso il numero degli atomi stessi. E quindi viene, per adesso in grammi, 12 diviso 6, che viene circa 1,99, scusate, per 10 alla, siccome il 23 è il denominatore, dice la meno 23 grammi. Se voglio in chilogrammi, devo dividere ancora per 1000 e quindi viene 1,99, possiamo approssimarlo anche a 2, per 10 alla meno 26 chilogrammi. Perché del 23 passa dal 26? Prego? Perché 10 alla meno 23 sono grammi, se voglio chilogrammi devo dividere ancora per 1000, devo togliere 3 alla potenza di 10. Ok? Domande? Quando dovete fare un calcolo di questo tipo, dove ho un numero e una potenza di 10, fate il numero che c'è sopra diviso il coefficiente e poi utilizzate le proprietà delle potenze per stabilire qual è la potenza corretta di 10. Una potenza al denominatore equivale a una potenza al numeratore ma con l'esponente negativo. C'era ancora uno, giusto? Andiamo a copiarlo. Eccolo qui, ma questo era abbastanza veloce, mi pare. Ok. Numero 10 diceva
Considera la seguente frase: il volume si misura in multipli di metro. È corretta? No, perché il volume si misura in metri alla, in numero per metri alla terza. Il 3 piccolo in alto è un esponente, non è un multiplo. Cioè il volume si misura in potenze di metro, casomai, non in multipli. Ok? Sono potenze diverse. Sì, e non si dividono, moltiplicano. No, si possono moltiplicare o dividere, ma non si possono sommare. Non posso sommare metri e metri cubi, o metri o metri quadri. Ci sono domande? Tutto chiaro? Quindi la risposta è, fatemi scrivere, è corretta? No. Perché il volume è una potenza di metro, non un multiplo del metro. Ok, se non c'è domande ci fermiamo qui.